Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta alla matriciana. Il tempo di preparazione della ricetta è di 15 minuti circa più il tempo di cottura della pasta. Gli ingredienti sono pasta, che possono essere bucatini, spaghetti o linguine, che noi in questa ricetta cucineremo a parte in una pentola durante la preparazione del sugo, pecorino romano, peperoncino rosso piccante, olio extravergine d'oliva, pancetta o guanciale tagliata a dadini, passata di pomodoro, sale e pepe nero macinato fresco. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta, andiamo a togliere la pasta che, come abbiamo detto prima, cucineremo a parte in pentola e andiamo a preparare il sugo. Versiamo all'interno del boccale il pecorino e lo facciamo tritare per 10 secondi a velocità 10. Pecorino è tritato, mettiamolo da parte in una ciotolina. Senza lavare il boccale, mettiamo all'interno il peperoncino e lo facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Prendiamo il peperoncino sul fondo del boccale. Adesso versiamo l'olio. E il guanciale o la pancetta, e facciamo insaporire per 5 minuti a 100 gradi antiorario, velocità 1. Riuniamo sul fondo del boccale aggiungiamo il vino bianco e lo facciamo sfumare, chiudiamo col coperchio senza il misurino, lo facciamo sfumare per 3 minuti gradi antiorario velocità 1. Adesso aggiungiamo la salsa di pomodoro nel frattempo vi consigliamo di far bollire l'acqua per la pasta. Adesso il sale e il pepe e facciamo cuocere per 15 minuti gradi antiorario velocità 1. Il sugo è pronto. Adesso andremo a condire la pasta che spolverizzeremo con il pecorino che abbiamo grattugiato in precedenza. Pasta alla matriciana. Grazie e alla prossima ricetta.